Ciao a tutti i Color, cioè benvenuti in questo nuovo video. Guardate chi c'è come nostro ospite speciale, o meglio, non so se vedrete niente, comunque si tratta della mia piccolina. Non dà un bacino? No, non mi dà un bacino. Ecco, si è fatta vedere meglio lei. Lei è Freya e questo è il tag Amici Animali ideato da Chica73, The World of Jamie e Daniela Catwoman. No. Catwoman, la mia pronuncia proprio ogni tanto si va a far benedire. Che palle! Sono stato taggato da Ambra Stella, vi lascerò i link di tutti i canali che menzionerò e iniziamo perché non si sa mai che la signorina ci stufi. Aia! Come si chiama il tuo animale? L'ho già detto prima, comunque vabbè, ripeto, lei si chiama Freya. Perché l'ho chiamata così? Il nome è stato scelto da uno dei miei migliori amici da parte maschile, che si chiama Patrick, che saluto. Perché io ero molto incerto sul nome da mettere a questa signorina e a un certo punto lui mi ha scritto in privato su Facebook, perché purtroppo siamo molto distanti, e mi ha detto: "Ma posso darti un consiglio?" Io, certo. Ho conosciuto una dolcissima cagnolina che si chiama Freya, che è il nome della dea nordica dell'amore, della mitologia norrena per l'esattezza, quindi perché non la chiami così? Praticamente è una Venere in salsa nordica. Comprato o trovatello? Né comprata né trovatella, lei faceva parte di una cucciolata e piuttosto che farla finire in canile in condizioni magari non proprio ideali, ho preferito adottarla io perché avevo voglia. Che c'è? Che c'è? Sì, adesso finiamo, scendi subito, su. Perché avevo voglia di prendermi cura di un cagnolino. Segni particolari. Abbiamo segni particolari noi? Tu che dici? No, è una cagnolina bellissima, ma anche altrettanto normalissima. Certo, per me è speciale, ma io sono di parte. Il suo pregio più grande? Dà tanto, ti dà tanto. Se stai male ti viene vicino e sta lì zitta senza dire nulla, però sai che c'è. Se stai bene, vedi che sei felice, felice anche lei, ti fa un sacco di feste, baci, eccetera, ti dà tanto. Il suo difetto è questo, una testona dura, peggio del marmo di Carrara. Se dice che deve fare in un modo, lei fa in quel modo, ti passa sopra prima, ma farà in quel modo. Che cibo compri? Allora, noi, dopo tanto peregrinare, abbiamo trovato forse le crocchettine ideali, che sono della linea Exigent della Royal Canin. Sì, adesso scendi, te lo prometto. Fammi finire il video, ti prego. Fammi finire il video, amore. Dai. Sono della linea Exigent della Royal Canin, lo stavo dicendo. Se riesco mi metto la foto o qualcosa, non lo so. Niente, dobbiamo stringere perché la signorina si è annaiata, lo sapevo. E a questo si aggiunge della carne, specifica della carne per i cani, che compriamo da Lidl a un prezzo stracciatissimo, tipo 1,90 euro. Freya, oddio, aia! Sta facendo bua, babbo! Dai, su! Giocattolo preferito, non ha più un giocattolo preferito perché evidentemente si sente grande. Descrivila con un aggettivo. Ruffianella, perché è di un ruffiano che non finisce più, quando ti vuole comprarti ti finisce dalle linguate. Tagga tre amici, per fortuna che tre amici me li ero già preparati, così questa bambina non deve aspettare troppo. Oh, che posizione coccolosa. Oh sì. I tre amici che taggo sono hashtag la Ro, specifico hashtag la Ro perché esiste anche la Ro senza hashtag. Roberto Cerrone, il mio papone papino, quello che preferisci, insomma, anche se in realtà abbiamo pochissimi anni di differenza, però ormai lui è il mio papà.
non so più manco quale canale usi, Nadia Vlog oppure la YouTuber imperfetta. Comunque ti avviso su Instagram, così non sbagliamo. Il primo profilo che vedo attivo ti scrivo in direct qualcosa farò. Dico, Nadia ti ho taggato. Quindi la YouTuber imperfetta barra Nadia Vlogs. E in questa posizione molto coccolosa, noi vi salutiamo, io e Freya vi salutiamo. Ringraziamo Ambra per averci taggato, ringraziamo le tre creatrici di questo tag e ci vediamo al prossimo video.